Wow! Che succede? Che meraviglia! Sto vedendo su internet com'è l'aspetto che hanno i re del mondo. È impressionante! Facci vedere! Portano corone! Indossano vestiti meravigliosi! Che belli! Beh, i suoi non tanto. Viaggiano su macchine di lusso e utilizzano posate di oro e argento. E guardate in che palazzi vivono! Ed è curioso perché ho letto nella Bibbia che Gesù dice che anche lui è un re, ma che il suo regno non è di questo mondo. E dove si trova? Questa non la capisco. Neanche io. Vediamo se lo spiega da qualche parte. Ha, trovato, ecco qui. Parabole del regno dei cieli. Para che? Oggi insieme scopriremo di come Gesù ci descrive il regno dei cieli. Bene! Gesù adora raccontarci storie e lo fa per aiutarci a capire com'è il regno dei cieli. I racconti di Gesù si chiamano parabole. Parasole? No, parasole, parabole. Ah. Le parabole sono dei paragoni molto semplici che ci aiutano a capire le cose. Per esempio, se io dovessi spiegare a qualcuno come è un polipo, perché non ha mai visto un polipo, beh, gli direi... Guarda, un polipo è come una patata, ma che ha 8 zampe. E così lo capirebbe, no? Guarda che faccia buffa! Beh, Gesù ci dice, il regno dei cieli è come un tesoro nascosto, un tesoro che una persona trova in un campo. E comprende subito che quel tesoro è così meraviglioso che vende tutto ciò che ha per comprare il campo e godersi il tesoro. Con questo esempio, Gesù ci spiega che il regno dei cieli è nascosto proprio dentro al nostro cuore. La nostra anima è quel tesoro nascosto. E la nostra anima vale molto di più di tutto il resto. E per questo ci dice anche Gesù, non abbiate paura di ciò che possa fare male al vostro corpo. State attenti invece a ciò che possa fare male all'anima. Gesù dice anche che il regno dei cieli è simile a un granello di senape, che quando lo si semina nel campo è molto piccolo, ma poi cresce così tanto che anche gli uccelli costruiscono i loro nidi fra i suoi rami. Dentro questo sacchetto ho dei granelli di senape. Ora vi mostro come sono piccoli. Ognuno di questi granelli è come un piccolo atto d'amore che seminiamo nella nostra vita. Quello che Gesù vuole insegnarci è che il regno dei cieli cresce dentro di noi attraverso piccoli atti d'amore. Una parola gentile, un sorriso, una carezza, un abbraccio, piccoli gesti di servizio. Tutti questi granelli d'amore che seminiamo, poco a poco trasformano la nostra stessa vita, la vita della nostra famiglia e la vita del mondo intero, convertendolo in un mondo pieno d'amore dove tutti potremmo vivere molto bene. Però senza questi atti d'amore, tutto si rovina. Nella Bibbia ci sono tutte le storie che Gesù ha raccontato sul regno dei cieli. Vi ricordate come si chiamavano le storie che ci racconta Gesù? Parolacce? Ma come parolacce? Parolacce no, parabole! Ma ti pare che Gesù dica le parolacce? Hai ragione! In queste parabole Gesù dice che il regno dei cieli è simile a una perla preziosa, o ad un padre buono che ha 2 figli, o un pastore che ha 100 pecore, oppure una rete che utilizzano i pescatori, e tanti altri. Con queste semplici storie impariamo il modo in cui Gesù ci vuole felici qui sulla terra per poter arrivare in cielo. E ora voglio darvi i compiti per casa. Siccome Gesù adora molto le storie, che ve ne pare se oggi voi raccontate una storia a Gesù dentro al vostro cuore? Alla prossima!